Ciao amici di YouTube, sono Dagone69 e oggi siamo qui con God of War Ascension. Come potete vedere, se avete guardato anche l'altro episodio, siamo un po' in una zona diversa perché per sbaglio ho saltato una parte, ma non era niente di importante, era una parte solo subacquea. Dovevi solo nuotare come un pesciolino, quindi niente di particolare. E va bene, andiamo avanti con la nostra storia. Allora, sì, guardalo, quante sfere rosse. Pelatino mio. Pelatin, pelatin. No, 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 no. Spero che sia amico quello lì, signore del porto di Cerra. Avevo letto catturato e violentato. Ho preso paura. Catturato e violentato. Il gigante di Cerra era un po' gay. Non ce l'ho con gay, però. Con quello lì sì. Nanani. Pelatin, nani nani nani. Guarda che bella l'acqua però. Non sembra acqua, sembra budino fatto male, ma a dettagli. L'effetto di luce è tanto bello dentro sta caverna. Ma se me lo metti però così, sti occhi, ste le. Ah, piuma. Ok. Sti occhi, ste piume. Cioè, proprio davanti la faccia. Negli altri capitoli ero tanto più nascosto. Cioè, qua me li butto proprio davanti. Va bene, oh. Contenti loro. Cazzi loro, cazzi loro, nani nani. Cosa c'è di qua? Ah, volevi fregarmi, eh? Non c'è un emerito cazzo, però. Va bene, c'è veramente un cazzo. Cosa serve a metterla? Ah, va bene, noi salpiamo verso acque inesplorate. Go, go, go. Go, go, go. Andiamo, ragazzi. Solo i Orcos, vigliacchi si sentoria. nascondono, Orcos! Orcos. Sto zitto che è Sai che meglio, che appartengo dobbiamo alle furie ascoltare che hanno la storia. creato il tuo vincolo. Mi avresti È ucciso brutto prima però che che potessi sei. parlare. E allora parla. Che cosa ti ha spinto a tradire i tuoi simili? Sei stato tu. Il tuo patto ingiusto mi ha fatto dubitare di loro. Ma è possibile che dopo tante sofferenze tu ancora non capisca perché abbiano scelto te. Perché Ares avesse bisogno di te, oggi come allora. Parla chiaramente. Oh, Kratos. Il dio della guerra ha tramato per anni. Sono nato dall'unione del dio della guerra con la regina delle furie. Oh mio Dio, sesso selvaggio, ragazzi. Ebro di ira e di follia, Ares sperava di concepire il guerriero perfetto. Si è nato te invece. Ma non ho fatto che deluderlo. Tuo papà allora Mi Ares. salvarono le mie madri, con il compito di far rispettare i patti. Nonostante la responsabilità fosse enorme, ero pronto a servire chi diceva di amarmi. Poi sei arrivato tu, Kratos. L'ultima prova del tuo vincolo mi ha fatto dubitare delle azioni della mia famiglia. Oh, è quello lì lui. Oh mio Dio. Ho chiesto aiuto ad Alethea. Lei mi ha rivelato Ah, il la complotto panda. di Quello che è Ares per morto. rovesciare Zeus. Ma gli serviva il guerriero perfetto. Ares ti ha creato con lo scopo di radere al suolo l'Olimpo. Lo faremo. Però uccideremo anche lui. E quello. Ares, annienta i miei nemici. E la mia vita sarà tua! Per tenerti del tutto in pugno, Ares e le mie madri idearono tre prove di sangue. Versare il sangue dei nemici. Il sangue degli innocenti. Il sangue della tua. Il passato è passato, Orcos. Un passato che ora vorresti cambiare. E lo farò senza l'aiuto di una furia. Che storia. Allora quello lì è il figlio e Ares voleva, era lui il bastardo che voleva comandare, per quello nel primo Atena ci ha mandato a prendere il vaso di Pandora, a prendere il potere e a fare il culo a Ares. Wow, bella storia, ragazzi. Vi ho fatto il riassunto così in 2 secondi.
Che cazzo fai, gigante lì? Stuprato. Dopo aver posato, che bella la nostra barchetta. Kratos capì di dover combattere le forze che gli attanagliavano la mente. Riacquistata la lucidità, il guerriero rivolse la propria collera alle altre furie e alla loro sconfitta. Ah, allora quello era il passato. Oh mio Dio, che casino, è tutto flashback. Tanto lo... Adesso l'amuleto di Uroboro, Perché allora all'inizio non avevo le magie contro i vermi in mano del cazzo? E comunque adesso che cazzo senti te, cerbero di merda? Chi è che ti ha chiamato? Brutta zoccola! No, no, questi no, cioè... Oh mio Dio, ragazzi, c'è proprio quelli cosi di più, i cosi brutti che non sono neanche capre, però hanno lo stesso modo di combattere, il cerbero che fa il teletrasporto dal culo. Oh mio Dio. Speriamo di farcela, Kratos. Go, 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 go. Allora, intanto io ti combatto, vi direi una bella cosa, ragazzi. Fiamo tutti, 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 da... Dal primo all'ultimo, ragazzi. Mua, mua. Che schifo che faccio, va bene. Dai, su, velatino. Non puoi, cerbero, attaccarmi mentre uso le spade di Ade. Perché sono quelli che ti danno la forza. Non avrebbe senso. Cazzo. Ma quello lì dovevano metterlo come boss. No, il castore, la castore, lì come cazzo si chiamava. Mi sta facendo quel culo. Non sta a scappare però così. Ah, ok. In faccia. Cioè, tutti moribondi tranne quello lì. Quanta energia ha quel coso di merda? Dio mio. Santissimo. È ovviamente l'onda d'ultimo becco. Cioè, stavo per dire onda. Mio Dio. Andò anche di cazzotti tra poco quando mi fa tirare la spada qua della capra qua. Maledetto! Vuoi morire? Merda. Sono completamente nella merda. Uroboro non fa un cazzo, cioè non sai. Castore lo usava così a manetta, io lo uso come non so come. Si deve caricare mezz'ora. Non è giusto. Dai, dammi un po' di vita. Dammi un po' di vita che ti stacca la testa. No, mi ha dato solo rosso. Adesso è inutile. Ok, quello là è morto. Ok. Manchi solo te. Non l'ho preso prima. Cioè, avevo fatto il colpo forte. Non l'ho neanche preso prima. Insomma, ti ho fatto due magie in faccia. Cosa vuoi? Guardalo, adesso mi uccide. Così di culo mi uccide. Dai, caricati veloce, Uroboro. Uroboro, caricati. Ok, si è caricato. È la mia unica possibilità, Uroboro. Dai, quanta cazzo di vita hai. Dio mio. E vabbè, oh, ma cos'è sta storia. Via, non sta a pagarti. Perché mi odio così tanto questo. Dai, Uroboro, dai, veloce, caricati. Uroboro. Uroboro. Sì, il potere di Uroboro aiuta. No, in faccia. Oh, sì, che culo. Dai, prendilo però. Ce l'ho fatta veramente di culo. Anche a voi. Ok. Sa. Sì, di cattiveria. No, che cazzo è sta storia? Perché... No, porca puttana. Vi avevo ucciso tutti. E viene fuori sto coso col martellone. Ma vaffanculo. Teto, mare, insetto. Dovete andare a fanculo. No, no, di nuovo. Porca puttana. Userò Uroboro dall'inizio adesso, vaffanculo. Non è facile questo gioco. O solo io che non sono capace di giocare, molto probabile. Oppure non è proprio facile questo God of War. Non me li ricordavo così difficili. Beh, difficili, vabbè, sono morto una volta, non è che... Però sti nemici hanno il brutto vizio di rompere il cazzo. Cioè, in questo gioco hanno messo i nemici più rompicoglioni di tutta la saga, insomma.
Dai, faccione, muori con... Prima mi ha ucciso il tuo amico col martello, adesso... Ma come ha fatto a scapparmi da Uroboro? Sto coso... Ah, no, però becca anche gli alleati, ho notato, eh. Guardalo, che incazzoso. Aia. Oh, wow, intanto sono ricoperto di sangue mentre uso la mano. Triangolo, sì. Vai, prenditi. Sì, apriti, cioè, esatto. Quanto mi piace che li apri. Ma perché non li apri sempre? Se qualche volta, tipo questo qua, gli è staccato la testa. Beh, guarda che bello usare Uroboro sulle tablette qua, su tutti i round qua. Oh. Aia. Me lo sto vedendo brutto però questo tizio. Oh, aia. Amici di YouTube, la vedo brutta. La vedo bruttissima. Dai, usa. Usa, dai, questa cazzo di furia. No, ma cosa ho beccato? La mura, cosa ho beccato? Mi ha pure rincoglionito questo coso. Oh mio Dio. Ok, ok. Pelatino, devi usare tutta la tua forza. Ma guardalo. Tutta la tua forza, Pelatino. Tutta la tua... Porca puttano. Me ne sono accorto che sei morto, lo so, lo so. Sei morto. C'è proprio... Ok. Dettagli. Ah. Merda secca. Guardate, devo aspettare la potenza. Non posso usare ancora i cosi. Ma la magia, devo stare lì. Solo quello del fuoco posso fare, porca puttana. Ah. È molto probabile allora che sia io scasso. No, che... Ma guardalo, no, ho sbagliato tutto. E tanto era incazzoso. Dai, Ade, può Ares fare qualcosa. Cioè, mi tengo le spade di Ares perché sono le uniche che hanno tutte le mosse. Eh sì, ciao bello di mamma. Addio. Oh mio Dio. Cerbero è il coso più pericoloso che sta lì in mezz'ora. Cioè, proprio non muore quel figlio di puttana lì. Cioè, mi sta sul cazzo. Cioè, poi non riesco mai a schivarle tutti i colpi. Cioè, adesso se non muori con la magia qua davanti al muso. E guarda, tutto il capo tranne quello lì. Che cazzo è sta storia? Vabbè che è forte, ma così è un po' esagerato. Oh, mio Dio! Uroboro! Cioè, io voglio il potere di Castor, così fare il teletrasporto pure io, cioè... Pure io voglio fare il teletrasporto con questi tizi. Anche quando muoiono fanno il teletrasporto. Guardate tipo questo, ok? Stacca a testa. E guardate, ha fatto il teletrasporto e sono diventato dei pipistrelli. Che cazzo è? Ok, questo adesso mi becca, ma o con l'onda d'urto. Ecco, sempre con quella cazzo di onda d'urto mi becca. Mio Dio. E guarda, cioè, stendo tutto tranne quel coso lì. Io ho fatto due magie in faccia, cioè, cosa gli devo fare? Mi devo masturbare. Mi devo masturbare davanti a... Coparlo con lo sboro, cosa devo fare? Ok, questa scena. Dimenticate l'ultima cosa che ho detto. Guarda, guarda lo scudo. Che cazzo gli ho fatto? L'ho buttato giù quell'altro. Non so neanche che cazzo sto facendo. Io sto premendo il quadrato così, triangolo, tutto, tutta maletta, non ho fatto più il cazzo. Se riesco a coparlo, buona. Oh! Oh no! No! Avevo il coso bianco! No! No! Jimmy! Sì, Jimmy, quel cazzo Jimmy, perché mi fai queste cose? Perché urla ogni volta che sbucca? Dai, ma potevi stare nell'Ade, che cazzo te ne fai qua? Cioè, non so neanche più che cosa dire, ragazzi. Ah, non ha... Ok, l'onda d'urto non riesce sempre a bloccarmi, è una cosa più forte... forte di me. Guardala, guarda che cos'è quell'onda d'urto lì. È impossibile. Adesso muoio di nuovo questo coso. Toh, cioè, cosa devo fare? Ok, ma l'attacco lì delle fiamme sono stupido io qualche volta che non lo schivo.
Basta che non continui a fare lì il coso del teletrasporto. Oh! No, impossibile! Perché prima allora non me l'ha ucciso? Cioè... No, adesso sbucano i soldatini, no! No! Tanto te muori! Perché hai rotto il cazzo, adesso sbucano... Ecco, ok. Adesso qua siamo una merda. No, anzi no, tanto, dai. Mio Dio, che culo, dai, che li cupo tutti. Dai, tutti, tutti, tutti. No, non voglio morire adesso per colpa di questi qua. Che prima mi hanno dato... Oh, alleluia! 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 Dai, usalo! Ok, sana. Allora, oh mio Dio, ricostruisce tutto quello che ho spaccato prima con il combattimento del co... No! Che figata! Figaggine estrema! Alleluia! Finisco qua il video perché ho sclerato male con quel combattimento. Grazie della visione, alla prossima. Ciao, ciao!